Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Oggi in scaletta abbiamo il collegamento con un genovese doc, professore Matteo Bassetti. Professore, la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Sappiamo che lei è professore ordinario all'Università di Genova e direttore della clinica malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino. Il suo reparto lavora tantissimo in eccellenza della sanità ligure, ma non solo, della sanità di tutta l'Italia. Infatti negli ultimi 3 anni ha un indice di attrazione fuori provincia superiore al 15%. Ma qual è la patologia infettiva che vi impegna maggiormente? Ma guardi, allora noi abbiamo avuto un grosso impegno nel 2020, nel 21 e anche nel 22 legato al Covid. Però non abbiamo mai distratto l'attenzione da quelle che sono le malattie infettive che hanno continuato ad essere presenti. Tanto è vero che dei 2 piani che io dirigo, uno è sempre stato destinato alla patologia, diciamo, non Covid, e quindi dalla tubercolosi alle epatiti, all'HIV, alle endocarditi, alle polmoniti non Covid, alle infezioni delle urinarie, alle osteomieliti, alle infezioni delle protesi, alle malattie tropicali. Sono moltissime le patologie infettive che vedono oggi in infettivologia italiana, che ricordiamolo è una delle migliori del mondo, la disciplina malattia infettiva è una delle migliori del mondo, impegnate diciamo quotidianamente, costantemente nella cura di tantissime malattie infettive. Con il decreto 1° maggio di fatto si è chiusa l'emergenza Covid, del resto lei da tempo predicava lo stop alle mascherine. E ci sarà la prossima estate un ritorno al passato? Un'estate tranquilla? Ma allora io non credo, credo che la pandemia sia a tempo finita, almeno per quelle caratteristiche che ci avevano in qualche modo messo in difficoltà i sistemi sanitari, cioè fondamentalmente tante persone che hanno bisogno di assistenza ospedaliera, tante persone che stavano male. Oggi, grazie alle vaccinazioni, grazie ai farmaci, grazie a tutte le conoscenze che abbiamo, il Covid è una malattia infettiva come tante altre, anzi posso dire che ce ne sono di ben peggio del Covid, anche la stessa influenza spesso ci dà più problemi oggi di quanto ce lo dia il Covid. Io quindi credo che con il Covid dovremmo imparare a convivere, che vuol dire cercarlo quando qualcuno ha dei sintomi compatibili con l'infezione da SARS-CoV-2, ma non cercarlo quando non ci sono i sintomi, quindi smetterla di fare i tamponi nei pronto soccorsi, nei trasferimenti dei malati, perché finirebbe di continuare ad avere una disparità rispetto alle altre malattie infettive. Noi quando trasferiamo un malato da un reparto ad un altro o in una RSA, mica gli facciamo il tampone per vedere se ha l'influenza, per vedere se ha altri virus o altri batteri, e così non si deve fare oggi per il Covid. Quindi io non credo che la prossima estate sarà un'estate problematica, anzi io credo che sarà finalmente, definitivamente l'estate della completa rinascita, senza il fardello di dover tornare a settembre o alla resa delle scuole, alla ripresa delle attività lavorative con la minaccia di avere nuovi casi e soprattutto di avere nuove ondate. Dobbiamo abituarci ad avere delle ondine, come hanno detto recentemente in una grossa pubblicazione sulla rivista Nature, che ondate avremo delle ondine, cioè fondamentalmente dei momenti in cui si vedrà l'aumento dei casi, ma non porterà più a quei problemi che avevamo avuto nel passato. Entro 5 anni dovrebbe essere a disposizione il vaccino ad RNA messaggero per contrastare la riproduzione delle cellule tumorali. Si baserà sull'autoproduzione di anticorpi, ma quale sarà il meccanismo di riconoscimento di queste cellule? Sarà un vaccino classico oppure un vaccino terapeutico? Sarà un vaccino terapeutico, non sarà evidentemente un vaccino classico, perché il vaccino classico prevede la prevenzione, cioè previene le forme impegnative, le forme più gravi, e in alcuni casi i vaccini prevengono anche il contagio. Sarà un vaccino che si baserà su quello che è la carta d'identità del tumore, quindi farà la biopsia, si capirà che tipo di tumore si ha. A questo punto, una volta saputo che tipo di tumore verrà messo in un algoritmo, dal quale uscirà una fotosegnaletica che verrà iniettata attraverso appunto questo vaccino mRNA nel nostro corpo, e a quel punto gli anticorpi del nostro corpo riconosceranno
l'autosegnaletica e quindi conosceranno quelle che sono le cellule tumorali e le combatterà. Quindi è un vaccino a tutti gli effetti terapeutico, quindi non sarà un vaccino che serve per prevenire il tumore. Per prevenire il tumore si devono fare altre cose, servirà evidentemente, e ci auguriamo che tutto quello che è stato annunciato poi verrà vagliato dai dati scientifici per poter dire che avremo un vaccino terapeutico che si sommerà a quelle che sono già le terapie che si usano tumore, dall'immunoterapia a quelle che sono i farmaci tradizionali della chemioterapia, e avremo, speriamo, anche la possibilità di trattarli con un vaccino. Ed a proposito di effetti cancerogeni, la sua collega, l'immunologa Antonella Viola, di recente ha lanciato l'allarme sugli effetti cancerogeni della componente alcolica contenuta nel vino, affermando che la sua assunzione anche in piccole dosi non faccia bene all'organismo, anzi. Ma guardi, io credo che queste affermazioni siano parecchio gravi, nel senso che è chiaro che il vino contiene anche l'etanolo, che è una sostanza che nessuno mette in dubbio che possa far male e quindi in qualche modo può provocare il cancro come altri problemi. Ma attenzione, perché il vino contiene anche altre sostanze, polifenoli, altre sostanze vitaminiche che invece sembrano avere un effetto come dire, benefico o positivo. Allora, prima di demonizzare il vino e soprattutto prima di demonizzare un consumo responsabile e moderato del vino, bisogna fare molta attenzione. Io questa mattina, accompagnando a scuola mio figlio, ero dietro a un autobus del 2020 che spara letteralmente fumo nero. Probabilmente era, certamente non era un euro 6 o un euro 7, no? Ecco, allora attenzione, perché certamente sono molte le sostanze che possono far male al nostro organismo, sicuramente l'inquinamento atmosferico certamente di più che un buon bicchiere di vino. Quindi io mi auguro che non si voglia demonizzare un prodotto della nostra terra. Certamente dobbiamo dire che il consumo esagerato e oltre misura di qualunque sostanza, evidentemente anche del vino o di qualunque altra sostanza alcolica, fa male. Dopodiché, se parliamo di un consumo di un bicchiere al giorno per le signore e di due bicchieri al giorno per i signori, cioè fondamentalmente un consumo moderato, credo che gli effetti negativi si bilanci con gli effetti positivi. Dopodiché nessuno è qua a dire che la gente si deve ubriacare, però non vorrei neanche passasse il messaggio che all'origine di tutti i mali ci sia il nostro buon vino italiano. Professor Bassetti, per quanto riguarda l'antibiotico resistenza, qual è il suo pensiero? Questo è il vero problema, questa è la vera pandemia di oggi e del futuro, perché noi già oggi in Italia contiamo circa 40.000 morti all'anno per infezioni da batteri resistenti. Nel mondo si calcola che oggi siamo intorno a circa 700.000 persone che muoiono di batteri resistenti. Ma attenzione, perché se noi guardiamo al 2050, se non interveniamo tutti insieme, rischiamo di avere 10 milioni di morti all'anno per batteri resistenti. E allora questo è il vero problema oggi, su cui tutti dobbiamo fare la nostra parte. Noi medici dobbiamo cercare di usare i farmaci più appropriatamente, ma anche i cittadini possono farlo, perché spesso sappiamo bene che i cittadini magari usano un antibiotico che è avanzato nell'armadietto della volta prima, oppure vanno dal loro medico, dal loro farmacista, chiedendo e supplicando di avere una scala di antibiotici, e poi qualche volta succede anche che viene dato magari quando non serve. Allora tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte per usare meglio questi antibiotici. Il primo messaggio è saper dire di no, perché la maggioranza delle infezioni respiratorie per le quali viene utilizzato l'antibiotico sono virali, su cui quindi gli antibiotici non funzionano. Quindi diciamo no agli antibiotici nella bronchite, che è sempre o quasi sempre di origine virale, diciamo no agli antibiotici del Covid, diciamo no agli antibiotici dell'influenza e diciamo no agli antibiotici del raffreddore. Se sapessimo già dire di no agli antibiotici in queste quattro situazioni in cui, ripeto, la prevalenza è virale, avremmo già probabilmente ridotto del 50% l'utilizzo di antibiotici nel nostro paese. E l'uso degli antibiotici negli allevamenti? Questo da noi devo dire che è regolamentato molto bene da una legge europea che prevederebbe il non utilizzo degli antibiotici proprio negli allevamenti. Dopodiché sappiamo che sulla nostra tavola purtroppo arriva spesso
anche qualche cibo da alcune nazioni dove non è così non si è così attenti all'utilizzo degli antibiotici. E cosa si aspetta dalla ricerca negli anni a venire? Ma la ricerca mi auguro che possa darci in futuro nuovi farmaci, magari con nuovi meccanismi d'azione, cioè parlo di nuovi antibiotici, di comprendere meglio che cosa c'è alla base della insorgenza della resistenza, qual è il ruolo, come dire, del consumo di antibiotici, ma magari qual è il ruolo anche di altri tipi di fattori che possono in qualche modo intervenire. Io credo che sia fondamentale studiare, sia fondamentale investire in questo tema. Ecco, su questo punto credo che l'Italia debba fare ancora moltissimo nella lotta ai batteri resistenti, cosa che devo dire fino ad oggi è avvenuta in maniera spesso disordinata e qualche volta anche non adeguatamente sostenuta né dalla politica né dai finanziamenti. Siamo in chiusura, un'ultima domanda, un suo progetto, un progetto che ancora non ha realizzato e cui tiene tanto. Ma guardi, io credo che noi possiamo mettere insieme tre cose che sono molto importanti per la salute delle persone. Una è quella della lotta ai batteri resistenti, l'altra è quella della digitalizzazione, cioè della sempre maggior ruolo dell'elettronica, e il terzo punto è quello di lavorare sui cittadini. E quindi mi piacerebbe un progetto in cui la elettronica, e quindi in qualche modo una app piuttosto che qualche altro strumento, possa venire in ausilio del medico e del cittadino per la prescrizione antibiotico più appropriato, senza avere dove si usa l'antibiotico preciso per quel determinato tipo di problema, conoscendo magari l'epidemiologia locale. Questo è un progetto che stiamo portando avanti con Ligure Digitale, che è la società Ligure che si occupa di tutta la parte di digitalizzazione. Mi piacerebbe mettere insieme queste due cose per migliorare la consapevolezza dei cittadini e nello stesso tempo anche migliorare le prescrizioni. Questo è un po' il progetto da qui ai prossimi 5 anni che mi auguro di poter realizzare nella mia amata Liguria. Spazio Informazione si chiude qui, e professor Bassetti, io la ringrazio, tutti noi la ringraziamo per le sue chiarissime esposizioni e ci risentiremo sicuramente. Buon lavoro. Grazie a lei. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV. Spazio Informazione. In collaborazione con il direttore di rete Messina.it, Antonio Genovese.